I prossimi appuntamenti che sono il 29 di gennaio e il 12 di febbraio. Secondo il modello organizzativo che ci siamo dati quest'anno, intendiamo organizzare delle coppie. Dunque ci sarà il 12 di febbraio Francesco Bellucci, che ci parlerà del problema di Peirce e dello strutturalismo. È un lavoro che ha fatto, ha scritto un saggio per la rivista Versus recentemente sulla lettura di un certo qualche se strutturalismo peirciano. Questo ci interessa molto perché ci permette di affrontare il problema della struttura, cioè il problema della struttura e dello strutturalismo. Ne approfitteremo per mettere in scena una varietà possibile di letture di quel che si è chiamato, di quel che è stato lo strutturalismo. Per la semiotica, da un certo punto di vista, è stato, come dire, l'incubatrice. Lo strutturalismo è stato l'incubatore di un progetto semiotico. Non c'è dubbio che a partire da un certo strutturalismo estratto da Saussure, per quanto Saussure non parlasse di struttura, in ogni caso quello che poi gli è stato attribuito da tutta una tradizione che va da Jacobson e poi Saussure e Barthes, cioè, lo strutturalismo, quello che si conosce come lo strutturalismo di quel grande movimento epistemologico più che noto. E tuttavia dentro a questo strutturalismo ci sono molte versioni, e queste versioni si è tentato più volte di omogeneizzarle, in un certo senso, di darsi quindi un'idea compatta, se vogliamo, del progetto strutturale. E altre volte invece necessariamente si sono dovuti riconoscere dei conflitti. Tipicamente quello che sono state le polemiche attestate e leggibili in più luoghi tra, non so, un Jacobson e Jemsio, manifestano degli atteggiamenti rispetto a uno stesso tipo di epistemologia, se vogliamo, strutturale, tipo, non dico solo diverso, dico, per molti aspetti opposto. E questo ci pone dei problemi, sì, per quel tanto che, per esempio, una prospettiva come quella che si è stata sviluppata da Gray Mass nel suo progetto di semiotica strutturale e generativa, e una semiotica strutturale generativa che è stato anche il titolo dell'insegnamento che ho tenuto io personalmente nella laurea magistrale in semiotica qui a Bologna per diversi anni, fino a 2 anni fa. L'anno scorso è stato il primo anno che non avevo più questo insegnamento. Strutturale generativa. Strutturale generativa lo si può assumere senza farsi un problema, ci si può anche chiedere cosa voglia dire. Dover innestare un generativismo dentro a una prospettiva strutturale. Su questo, sull'idea di struttura, sulle aporie dell'idea di struttura, sul concetto di struttura alla base dello strutturalismo, alla base dell'idea di sistema saussuriano, alla base di un certo tipo di progetto, che era un progetto, per esempio, che talvolta lo si fa risalire a una morfogenetica addirittura goetiana, e poi che avrebbe attraversato tutto un certo organicismo ottocentesco, e che poi lo si può invece ritrovare in alcune condizioni epistemologiche dell'antropologia levi-straussiana. Lo strutturalismo e la forma, per esempio, quando Saussure afferma che la lingua non è altro che forma, quanto questo comporta una
una prospettiva che è necessariamente strutturale da questo punto di vista. Perché cosa vuol dire che è forma, se non una definizione del formale, che all'epoca tra l'altro facevi i conti anche con delle scoperte della psicologia della Gestalt, cos'è quella struttura formale dei campi percettivi della Gestalt? E poi il formalismo russo, quanto lo può essere assimilato? Cosa ha fatto Jacobson tra strutturalismo e formalismo? I commenti di Lévi-Strauss a Prof, per esempio, no? Anche lì strutturalismo, formalismo. D'altra parte una linguistica, una semiolinguistica strutturale è inevitabilmente una semiolinguistica che si confronta con la dominanza dell'aspetto formale, James Leviano. Insomma, in tutto questo, c'è molto, credo, da discutere, da chiarire, perché ci sono posizioni molto diverse tra loro che non garantiscono di primo acchito un'omogeneità dell'idea di struttura e di strutturalismo. Quindi, essendo tuttavia essendo dato il fatto che struttura e strutturalismo sembrano essere la dimensione, il terreno di cultura della semiotica o di una teoria della significazione, insomma, dobbiamo farci conto. Per quel che riguarda la mia esperienza personale, per esempio, io ricordo che per me fu fondamentale nella mia formazione quello che fece Eco nel 68, nel testo del libro La struttura assente, che era una lettura di alcune aporie dello strutturalismo che lui denunciava, scorgeva e denunciava, diciamo, al tempo stesso. Quello che è stato poi il grande dibattito, la grande polemica tra uno strutturalismo delle cose, uno strutturalismo ontologico e uno strutturalismo dei metodi, cioè uno strutturalismo metodologico, uno strutturalismo da scoprire nel modo in cui è organizzato il mondo stesso, e quindi un'epistemologia strutturalista della scoperta, capace di cogliere, oppure un'epistemologia strutturalista capace di darsi le condizioni strutturali di un discorso da tenere sul mondo. E quindi garanzia del metodo piuttosto che rappresentazione di uno stato di cose. Questo fu per molti di noi uno dei momenti di discussione più rilevanti, insomma, da questo punto di vista, ecco, mise in campo alcune questioni che poi entravano nel merito di dibattiti già presenti nel mondo francese, che era in realtà il luogo di lezione della costruzione dell'epistemologia strutturale, eh? Bisognerebbe richiamare le posizioni di Derrida nei confronti di Lévi-Strauss e degli altri grandi strutturalisti, quello che lo strutturalismo è diventato nel cosiddetto post-strutturalismo, come è stato riletto, non so, le prese di distanza di Foucault, le riletture di Deleuze dello strutturalismo, insomma ci sono una serie di varianti possibili molto molto ampie. E io confesso che per me lo strutturalismo è sempre stato un punto di riferimento fondamentale, ma se vogliamo essere molto molto schietti e molto rapidi anche, per me quando è la garanzia dell'atteggiamento del dipende. Per me essere strutturalisti vuol dire essere pronti a dire non so cosa sia, dipende. Perché se, qualunque cosa, qualunque tipo di dato, di fenomeno, di elemento, di ente, non è altro che ciò che il sistema delle relazioni in cui è inserito lo fanno essere. E quindi per me essere strutturale significa essere pronti a dire ça dépend. Si sta a vedere come il campo organizza la sua possibilità di esistenza. Non ho molto altro da dire sullo strutturalismo, se non ripercorrere con interesse una serie di dibattiti. Cosa vuol dire uno strutturalismo trascendentale, per esempio, rispetto ai problemi che dicevamo prima? Quanto una radicalità dello strutturalismo può coincidere con una radicalità di un trascendentalismo epistemologico. E questa è un'altra questione che emerge nei rapporti tra strutturalismo e fenomenologia. Tra strutturalismo e fenomenologia non è un dibattito da poco, non è una questione da poco.
che cosa hanno colto i fenomenologi leggendo gli strutturalisti e viceversa. Non è una questione da poco sapere cosa ne hanno fatto coloro che hanno visto i rapporti tra i due, per esempio da Merleau-Ponty in su. Cioè ci sono una serie di questioni. Allora noi faremo così, diciamo, il 29 di gennaio apriamo sulla struttura, mostriamo una serie di possibilità, di declinazioni possibili, portiamo sul tavolo, diciamo, una serie di possibilità, di definizioni, di dibattiti, di conflitti. E poi il 12 di febbraio insieme a Bellucci discutiamo di un eventuale per strutturalista, approfittando di quell'intervento per approfondire le aporie strutturali. E, intanto questi sono i prossimi passaggi. Ci vediamo quindi intanto il 29 di gennaio al pomeriggio qui in Santa Cristina alle 3 come sempre per la terza seduta del seminario sui fondamenti di teoria della significazione. A presto.